15 maggio 2009. Muore Susanna Agnelli, ministro degli esteri durante il governo Dini, presidente di Telethon dal 1990. Negli anni 70 inizia la sua carriera nelle istituzioni come sindaco di Monte Argentario. Nata a Torino il 24 aprile 1922, crocerossina sulle navi ospedali durante la guerra, alla fine del secondo conflitto mondiale sposa Urbano Rattazzi, con il quale avrà 6 figli. Fra il 1984 e il 1987 è l'unico membro italiano all'ONU nella Commissione internazionale per i diritti umani e nella Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, dopo essere stata negli anni 70 presidente del WWF. Nel 1997 fonda il Faro, con l'obiettivo di insegnare un mestiere a giovani italiani e stranieri in difficoltà. Ecco, lei quando è scoppiata la guerra, che esperienza ha avuto praticamente? Ma quando è scoppiata la guerra io già avevo iniziato il corso di infermiera, volontaria della Croce Rossa, per cui sono andata subito in ospedale a curare i soldati ed è questa certamente la prima volta che noi siamo stati in contatto immediato con quello che la guerra stava provocando in Italia e che perlomeno io ho avuto la sensazione esatta di a che cosa la guerra ci avrebbe portati. Questo già all'inizio praticamente? Sì, perché la campagna di Francia era stata disastrosa. Ecco, in quel periodo lei dove stava in Piemonte? A Torino. Ero a Torino e facevo servizio all'ospedale San Vito, a Torino, dove però curavamo questi soldati che erano tornati dal fronte francese congelati, con la cancrena, e che già appunto incominciavano a spiegarci come non erano attrezzati, avevano le scarpe di cartone, non avevano le calze dentro le scarpe, di come erano stati buttati allo sbaraglio in questa guerra a cui non erano assolutamente preparati, perché fino adesso si era fatta moltissima retorica, invece nessuno forse si era reso conto di che cosa voleva dire realmente la guerra e in quali condizioni gli italiani ci andavano in guerra.